È apertissima nel centro-destra la partita in vista delle amministrative di Campobasso. La data delle elezioni non ancora fissata per il rinnovo del Consiglio Comunale si avvicina inesorabile, ma al momento i nomi che circolano sulla leadership sono tanti, mentre le certezze sono ancora poche. L'unico ad aver scoperto le proprie carte è Corrado Di Niro, attuale presidente dell'ACEM, l'Associazione dei costruttori edili del Molise, che ha scelto di giocare nel ruolo di battitore libero, ma sempre all'interno dell'area di riferimento che e quella del centrodestra. Per il resto i giochi sono ancora aperti. Per evitare confusione ma soprattutto pericolose fughe in avanti, i consiglieri comunali uscenti di Democrazia Popolare Francesco Pilone e Maria Laura Cancellario hanno preso posizione ponendo l'attenzione sulla necessità di individuare il candidato sindaco che sia espressione della coalizione di centrodestra come migliore sintesi progettuale di area in grado di rappresentare concretamente un'appartenenza che sia svincolata da logiche trasformistiche e soccombenti, hanno dichiarato i due consiglieri comunali. Siamo per l'individuazione di una figura politica, espressione di un'identità facilmente riconducibile nella coalizione moderata di centrodestra e capace di esprimere quella passione sentita che solo con il contatto quotidiano con la gente può maturarsi e quindi implementarsi in scelte gestionali di successo. La posizione di pilone cancellario che hanno ribadito l'esigenza di predisporre e sottoscritto scrivere una piattaforma programmatica forte che tenga conto della centralità della persona e dei suoi diritti fondamentali. Noi siamo pronti nel merito e nel metodo, hanno concluso i due consiglieri comunali che ora attendono che il loro appello venga raccolto dai partiti della coalizione per aprire quel confronto politico indispensabile per raggiungere a scelte condivise.